ancora stora. Qualcuno sicuramente non conosce ancora la nostra libreria. Ancora stora è una libreria, una caffetteria, uno spazio dove abbiamo a far cultura. Quindi organizziamo tante presentazioni di libri per adulti, sia romanzi che saggi. Teniamo per delle mostre, un'altra cosa. teniamo delle conferenze, facciamo delle mostre. Il mio per adulti era anche per dire che abbiamo in programma sempre ogni mese tantissime presentazioni e laboratori per bambini. Se volete conoscerci potete lasciare all'ingresso la vostra mail, riceverete la nostra newsletter una volta alla settimana, non siamo molto invadenti, con la quale potrete mese per mese, insomma settimana per settimana, vedere le proposte culturali che offriamo. Per intanto io vi ringrazio di essere intervenuti oggi, voglio ringraziare Italia Medievale, in modo particolare Maurizio Calì, che è il mio gancio, con il quale abbiamo quasi iniziato per scherzo, tra virgolette, invece vedo che la collaborazione sta continuando e speriamo diventi sempre più stretta. Grazie e vi lascio all'incontro di oggi. Grazie mille. L'Italia che continua ormai da molti mesi, io sono Giuseppe Bianchi di Italia Medievale e sono lieto sia di essere qui per la prima volta all'aperto, finché la stagione lo consente, sia di presentare il libro La Grande Invasione della dottoressa Jennifer Radulovic, con cui abbiamo già presentato nel febbraio scorso questo altro libro, Federico Barbarossa e la battaglia di Monte Porzio Catone. È sempre un piacere perché la dottoressa Radulovic va a esplorare alcune realtà meno conosciute, perché tutti noi di Barbarossa conosciamo la battaglia di Legnano, forse conosciamo anche che è stato alla crociata, però della battaglia di Monte Porzio Catone insomma si sapeva poco. È stata una bellissima presentazione, chi si fosse perso il libro lo può recuperare oggi. Oggi parliamo della grande invasione, il regno d'Ungheria nel 200, tra congiure e intrighi, l'arrivo dei mongoli. Siamo nel 200, qua una carta che mi servirà per 5 minuti che ruberò all'autrice per illustrarvi un attimino di cosa parleremo. Questa è diciamo, l'Ungheria, è rimasta abbastanza simile negli ultimi 800 anni, almeno come posizione, poi vabbè, era più grande nel 200. Perché qualche anno fa, 10 anni fa circa, sono stato in Polonia, a Cracovia, e a un certo punto durante la giornata ho sentito un suono di tromba che all'improvviso andava morendo, come se venisse strozzato colui che suonava la tromba. Ho chiesto spiegazioni e mi hanno detto che tutti i giorni, due volte al giorno, a Cracovia, tutti i giorni, due volte al giorno, è un rito. Cioè il trombettiere, questo suono si chiama Eimau Mariecki perché è fatto nella cattedrale di Santa Maria di Cracovia, e praticamente è il ricordo della sentinella che dall'alto annunciò ai cittadini di Cracovia l'arrivo dei mongoli. Mentre suonava, venne colpito alla gola da un dardo, una freccia, una lancia dei mongoli, e morì. E i suoi cittadini vollero ricordare questo evento. Allora, siamo nel 2015, l'evento risale a metà del 200. Cosa è successo in quegli anni? Cosa è successo in quegli anni che segnarono sia per l'Ungheria che per la Polonia, dove Cracovia si trova, che per la Russia una cesura nella storia assolutamente epocale, tant'è vero che, come dice anche la dottoressa Radulovic nel libro, c'è un prima invasione dei mongoli e un dopo invasione dei mongoli. Noi parliamo oggi di una marea di stranieri alle porte dell'Ungheria, parliamo di un problema di integrazione di nomadi, parliamo dell'indifferenza della maggior parte dell'Europa, parliamo di un Medio Oriente in fiamme e poi parleremo anche di una componente tedesca molto mal vista. Uno dice, ma siamo nel 2015? No. Siamo nel 1240-41. In questo biennio succedono tante cosine. Allora, siamo nel 200, io quindi mi limiterò a darvi proprio due minuti delle istantanee di quello che succede in Europa, mentre la dottoressa Radulovic si concentrerà su questa zona che verrà coinvolta dall'Oriente. Allora, cosa succede in quel 1240-41? In Spagna sembra che tutto vada bene perché Portogallo continua a mangiare terre ai Mori, la Castiglia col suo re Ferdinando III, poi santo, attenzione, è un altro secolo di re santi, San Luigi IX di Francia, San Ferdinando III, ci sarà anche Alexander Nevsky di Russia, solo santo per la Chiesa ortodossa. Il re di Castiglia ha appena conquistato Cordoba, antica capitale di Andalus, il re di Aragona ha appena conquistato Valencia e le Baleari, quindi
bel bottino a Valencia, erano due secoli che non si facevano vedere i cristiani contro i mori. Poi passiamo all'Inghilterra, abbiamo appunto Enrico III longevissimo, che ha a che fare un po' con gli allesi che gli danno dei problemi, un po' con la nobiltà, perché da quando il suo papà Giovanni Senza Terra ha dovuto concedere la Magna Carta, attenzione, il 200 è un altro secolo di re, legislatori o costretti a farlo dai loro nobili, diciamo, e ne parlerà con la bolla d'oro del Regno d'Ungheria la dottoressa Radulovic. Da quando ha, come dire, suo padre Giovanni Senza Terra dovuto concedere la Magna Carta, di cui quest'anno ricorrono tra l'altro gli 800 anni, 1215, ecco, i nobili si sono fatti più arrembanti, quindi il re deve fronteggiare un attimino queste continue pretese. Lo stesso come in altri regni, come vedremo, Federico II concederà, per avere un po' di mano libera in Italia, molti diritti, diciamo, ai nobili tedeschi, e il re d'Ungheria allo stesso modo. Siamo arrivati quindi quasi alla fine della mappa. Qui c'è la Terra Santa. Noi parliamo dell'invasione mongola, è partita, non potete vederlo perché sono centinaia e centinaia di chilometri, ma quando si sposta la marea, sposta praticamente anche le popolazioni. Guardate questo grande blocco giallo, sono i famosi Cumani, che quando verranno attaccati dai mongoli, prima si alleranno con i principati russi, una volta sconfitti chiederanno aiuto all'Ungheria, e saranno questi nomadi che creeranno il problema dell'integrazione che vi racconterà l'autrice. Nel frattempo, prima di arrivare in Ungheria, noi vedremo come tutti i principati russi verranno sconvolti, perché è un episodio, è un biennio 1240-41 che sconvolge tutta quest'area. I polacchi, come vi ho già raccontato, lo ricordano ancora perché la loro nobiltà è stata pressoché distrutta in due o tre battaglie sul loro territorio. Il piatto finale, il piatto ricco, doveva essere il Regno di Ungheria. E a questo punto, arrivati al Regno di Ungheria, io lascio la parola alla grande invasione e a Jennifer Radulovic, sperando di augurarvi un buon pomeriggio. Grazie. Allora, buonasera, innanzitutto grazie di essere qui oggi ad auscultare le mie parole, grazie poi a Maurizio Calia e Giuseppe Bianchi di Italia Medievale per avermi ospitato qui. Che cosa succede in quel tempo? Allora, innanzitutto perché ho deciso di studiare questo nodo e questo argomento? Vabbè, i motivi sono tanti, tra questi il fatto che la storiografia italiana ha, per ragioni in parte comprensibili e ribadisco in parte, trascurato molto l'area dell'Europa centro-orientale. E diciamo, come dire, un po' una questione di orientamento storiografico. Allora, dal punto di vista della medievistica, il Medioevo, dovete sapere, per chi magari non è un esperto, è il Medioevo italiano, cioè quello che è accaduto nelle nostre zone, comunque in tutta la penisola, è uno dei più ricchi del mondo, sia a livello di avvenimenti che di fonti tradite, ciò che oggi ci sono rimaste. Quindi è anche naturale, va da sé, che gli storici italiani si occupino dei temi che in qualche modo coinvolgono le loro zone, perché se non lo fanno loro, chi lo fa? È giusto, c'è moltissimo materiale. Poi c'è anche, come dire, una questione un po' ideologica e molto, come dire, causata dagli avvenimenti della storia del Novecento. Io dico sempre che la storia certamente ha un percorso diacronico, cioè cronologico, va avanti, però in realtà anche la storia passata, come in questo caso quella del Medioevo, di centinaia di anni fa, è molto influenzata dall'età contemporanea in cui viene studiata o viene divulgata. Infatti, uno dei motivi per il quale è molto trascurato lo studio dell'Europa centro-orientale nella medievistica italiana è anche dovuto al fatto che le cattedre sull'Europa centro-orientale sono nate negli anni della Cortina di Ferro, quindi quando l'Europa era artificialmente spaccata in due parti, quindi c'era un al di qua e un al di là della Cortina di Ferro, e sono tutte cattedre che ancora oggi esistono, quindi nate in quel clima politico e che si dedicano alla storia contemporanea. Soprattutto perché io continuo a essere innamorata delle grandi battaglie e dei grandi eventi. Mi rendo conto che può essere anche politicamente scorretto, mi rendo conto che la storiografia attuale invece cerca di puntare molto sulla storia delle minoranze, cosa che è assolutamente, come dire, giusta e corretta, perché sono state trascurate per molto tempo, per troppo tempo. Io, ecco, forse in questo sono un po' obsoleta, io amo ancora le storie dei grandi personaggi e dei grandi avvenimenti,
però non visti in chiave, in taglio evenemenziale, cioè proprio relativo agli eventi, ma delle mentalità. Perché parto dal presupposto, e questa è una frase che dico spesso, quindi chi già mi conosce l'avrà sentita mille volte, ma ci tengo a ripeterla. Parto dal presupposto che su un campo di battaglia, prima di due eserciti opposti, sono due mentalità opposte e inconciliabili che stanno andando alla guerra. Gli ungari, che non sono ungheresi, attenzione, sono due cose diverse. Gli ungari sono dei nomadi delle steppe che vivono facendo razzia a fini economici e che a un certo punto da Oriente si sono spostati verso Occidente, si sono fermati per un po' come quartier generale nelle pianure dambiane, quelle che oggi sono Ungheria e che al tempo era in parte la Pannonia romana, che erano zone a quell'altezza cronologica, vi parlo del IX, X secolo, praticamente disabitate, deserte, e da lì hanno iniziato a fare razzie ai danni degli altri paesi. E a un certo punto vengono sconfitti, insomma cambiano anche degli equilibri all'interno della loro società e loro si sedentarizzano. Da quel momento si costituisce anche dal punto di vista specialmente amministrativo e politico il Regno d'Ungheria, ed è lì che gli ungari diventeranno ungheresi. Ma gli ungheresi non sono nomadi delle steppe, gli ungheresi sono un popolo come quello della cristianità occidentale a questa altezza cronologica. Però c'è qualcosa di sconvolgente, ed è questo, è la cosa che, come dire, mi ha dato il là per questo lavoro. Allora, quando i paesi d'Occidente che hanno subito gli ungari nel X secolo, e siamo nel X secolo, in qualche modo descrivevano nelle fonti queste angherie, queste vessazioni che subivano dagli ungari, usavano dei riferimenti culturali del loro mondo, che era un mondo, io non dico, non voglio dire religioso, perché è un termine che ha un'accezione semantica differente, era un mondo trascendente e altamente cristianizzato, e in questo mondo i loro riferimenti erano soprattutto i libri sacri, la Bibbia. Quindi loro fanno dei riferimenti vetero neotestamentari e vedono l'altro che per loro è imperscrutabile, cioè proprio un essere alieno in qualche modo, non alieno che è arrivato ovviamente, bisogna stare attenti a cosa si dice al giorno d'oggi, alieno nel senso che è diverso dal loro mondo. Ebbene, tutte le lamentele, tutto quello che subiscono, il modo di fare la guerra di questi ungari, di combattere, di attaccare i civili sedentarizzati, è assolutamente identico a quello che faranno i mongoli a metà del 200. I mongoli hanno tecniche molto simili a quelle che erano degli ungari, anche se molto più raffinate, e gli ungheresi, gli ungari diventati ungheresi, si lamentano dei mongoli con le stesse parole con le quali gli occidentali si lamentavano di loro 2-3 secoli prima. Perché l'Ungheria era un paese, è stato un paese, un regno, con l'altezza cronologica, che sin dalla sua origine ha avuto un legame fortissimo con la penisola italiana. Fortissimo perché? Perché il primo re ufficiale del regno, Stefano I, si è subito in qualche modo legato al Papa che stava a Roma, ma anche perché il secondo re di Ungheria, pochi lo sanno, era italiano, perché i figli di Stefano gli sono premorti, quindi quando Stefano I è morto i suoi eredi erano già mancati, e quindi a un certo punto per una questione dinastica è passata la corona, dopo un po' di diatribe, le solite diatribe per la successione, a Pietro Orseolo, che era il figlio del Doge di Venezia, che si era sposato con una delle figlie di Stefano. Quindi il secondo re d'Ungheria è stato italiano. Ecco, in questo momento ci sono tantissimi italiani in Ungheria, gran parte del clero secolare, quindi dei vescovi, dei sacerdoti, vengono dall'Italia. L'Ungheria, con l'altezza cronologica, non ha ancora università, la prima università nascerà alla fine del 300, l'Università di Pécs, che è ancora oggi una città molto importante anche dal punto di vista universitario, e che viene fondata da Yangzhou, perché a un certo punto saliranno sul trono d'Ungheria le dinastie angioine, cioè il ramo napoletano degli Yangzhou, quindi sempre italiani che vanno in Ungheria, benché gli Yangzhou sarebbero francesi, e fonda questa università e tutti i docenti che vengono chiamati a tenervi lezione sono italiani. Però appunto torna. E quello che accade in quel momento è questo. Magari alcuni di voi conoscono un po' la storia medievale italiana, l'Italia era una penisola molto frammentata anche dal punto di vista dei poteri, dei potentati, così come lo era anche la Germania, in questo erano molto simili, molto sorelle. E, in realtà l'Ungheria invece vive una situazione completamente diversa, è un po' come quella del principe, della principessa delle favole che vi hanno detto a scuola, ecco, quella è l'Ungheria. L'Ungheria è un regno che ha un potere unico, forte e centralizzato, cioè quello indiscutibile, c'è il re.
gli altri, ci sono dei nobili, ci sono i magnati del regno che naturalmente hanno un peso, hanno un'importanza politica, economica, amministrativa, giuridica, perché amministrano la giustizia nelle zone di loro competenza, ma il re, cioè c'è, è molto è sentita con grande forza l'accerchiamento della monarchia. Allora Bela III, prima di morire, cosa fa? Allora, era ovvio, questo va da sé, che dal punto di vista squisitamente giuridico il regno, quindi la corona e anche, come dire, i possedimenti maggiori, era molto ricco l'Ungheria, con possedimenti personali, attenzione, non soltanto legati alla corona, è ovvio che vada al primogenito che si chiama Imre, che in italiano traduco con Emerico, a me non piace molto, si chiamava Imre, chiamiamolo Imre. Però aveva un fratello minore che è Andrea. E questo Andrea era già un ragazzo che era un po' una testa calda, cioè che aveva dato dimostrazione di essere un po' così. E allora Bela III fa una cosa che appunto si rivelerà poi nelle conseguenze molto di difficile gestione. Allora, come vi dicevo, l'Ungheria è molto grande. L'Ungheria all'epoca aveva circa il 60% di territori in più dell'attuale Ungheria. E quindi voi dovete immaginare che aveva quella che oggi sarebbe la Repubblica Slovacca. Ce l'aveva talmente tanto che la capitale dell'Ungheria per secoli non è stata Budapest, ma è stata Pozsony, e Pozsony è Bratislava. Cioè, per farvi capire, per 800 anni la capitale dell'Ungheria era in Slovacchia. Poi aveva parte dell'Ucraina, tutta la Transilvania, che è sempre stata ungherese e che è passata il 4 giugno del 1920 o 21, adesso non ricordo bene, col Trattato del Trianon dopo la Prima Guerra Mondiale alla Romania, e poi aveva invece a sud tutta la Croazia, la Dalmazia e una piccola parte della Serbia e la Slavonia. Bene, la Croazia era feudo ungherese, però aveva una sua, come dire, autonomia non politica, attenzione, ma certamente culturale, nel senso che loro parlavano la lingua slava, l'ungherese non è una lingua slava, è una lingua ugrofinnica, quindi non ha nessun nesso con le lingue slave, perciò questi continuavano a parlare in croato, di cui potevano anche officiare la liturgia, avevano avuto questa concessione straordinaria dal papato di poter officiare la liturgia nella loro lingua quando ancora tutta Europa era costretta a farlo, come è stato fino al Vaticano II, a farlo in latino, loro potevano già farlo in croato, comunque in lingue slave, e era una regione un po' a sé stante per questi motivi culturali, quindi Bela III l'assegna al figlio e perciò crea una cosa che è una sorta di dualismo, cioè Imre tu sarai re, ma intanto Andrea è principe. Tu continui a essere re di tutto, sei re anche della Croazia e della Slavonia, ma lui è principe della Croazia e della Slavonia, e la Croazia e la Slavonia sono cosa sua, come feudo personale. Quello che invece io credo è che i mongoli avevano diverse tecniche, e anche se loro avevano massacrato gli ungheresi avevano fatto tanta resistenza, avevano fatto quello che io chiamo l'effetto cuscinetto, cioè loro avevano assorbito l'urto dell'arrivo dell'esercito mongolo, alcune fonti parlano, secondo le stime, di 120.000 uomini. E loro hanno assorbito l'urto, però assorbendo l'urto li hanno fiaccati. Perché non è che i mongoli non si stancassero, o non morissero, o fossero eterni. I mongoli erano sempre umani, avevano bisogno di bere, di mangiare, di ristorare i cavalli. E una campagna così lunga, migliaia di migliaia di chilometri di viaggio, una campagna durata quasi 2 anni in un paese straniero, un paese, voi dite, i mongoli facevano terra bruciata, ma non facevano terra bruciata solo per fare guerra psicologica o per uccidere, la facevano, a mio avviso e all'avviso di alcuni, non tutti storici, anche per una questione logistica. Siamo migliaia coi cavalli e coi carri, non si passa di qua, bruciamo tutto, così allarghiamo la strada, cioè brutalmente è così. E quindi in qualche modo questi demoni giunti dall'inferno finalmente nel 1242 sono tornati all'inferno. Ho chiuso.